Il nostro programma si svilupperà appunto sul titolo La natura della cultura, perché la prima sfida che abbiamo anche culturale è quella di salvare il pianeta nei prossimi anni dal cambiamento climatico. E oltre al cambiamento climatico noi vogliamo da Pesaro rilanciare la cultura della pace e non solo valorizzare le tante cose belle che nel nostro territorio ci saranno. È un momento storico per Pesaro e la Regione Marche e voglio ringraziare Intesa San Paolo, perché senza il supporto di Intesa San Paolo non avremmo avviato questa avventura e non avremmo messo in piedi un programma ricchissimo. Vi aspettiamo a Pesaro e grazie ancora. I comuni della provincia verranno coinvolti già da lunedì prossimo, perché nelle 50 settimane ogni comune, essendo 50 comuni della provincia, sarà protagonista e co-capitale con Pesaro in una settimana di eventi che abbiamo costruito già da tempo e che consentiranno di fare anche un viaggio all'interno della provincia, ma soprattutto far viaggiare i cittadini, fare conoscere le proprie bellezze, ma anche la creatività dei propri artisti. Saranno 50 settimane appassionanti in un programma che appunto poi affiancherà il programma principale che si tiene nella città di Pesaro. Le Marche saranno coinvolte perché sosterranno Pesaro Capitale Italiana della Cultura insieme a tutti i comuni della provincia di Pesaro Urbino, e lo faremo perché siamo consapevoli che il patrimonio culturale e l'opportunità che viene data alla nostra regione per il tramite della provincia di Pesaro Urbino e della città di Pesaro è un'opportunità enorme. Si apre un circuito nazionale e internazionale che può riscoprire il nostro paesaggio, che può riscoprire il nostro patrimonio dei borghi, potrà riscoprire la nostra cultura, il patrimonio culturale, ma soprattutto potrà vivere un'esperienza unica, che è l'esperienza che offre la città e la provincia di Pesaro Urbino, ma che è molto simile a tutta quella che è il Pantheon che può offrire anche la nostra regione. In questo senso sono convinto che da Pesaro può partire una spinta ulteriore a quella che è stata la crescita negli ultimi anni dal punto di vista turistico. Pesaro è una città magnifica, generosa. Noi siamo storicamente presenti su questa città, quindi abbiamo accolto con grande entusiasmo la nostra partecipazione come main partner a Pesaro 2024, Capitale Italiana della Cultura, andando anche in continuità con gli anni scorsi Brescia, Bergamo e Matera, Capitale Europea della Cultura. Essere presenti vicino a un territorio significa anche preservare il patrimonio culturale, conservare e sostenere l'arte. Questo fa parte dell'identità del nostro gruppo. Lo facciamo attraverso il sostegno che diamo alle istituzioni, alle iniziative culturali, perché vogliamo essere espressione del valore che noi abbiamo nella relazione con il territorio attraverso la valorizzazione dell'arte, della cultura e ovviamente con il sostegno all'economia reale che sempre diamo.